Perché mi si blocca? Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, adesso farò, visto che molti lo fanno, lo faccio anch'io. Questo piatto l'ho aspettato da Lidl, vi farò vedere cosa ho comprato a Lidl. Non ho i capelli sciolti perché si muore di caldo, quindi abbiate pazienza, i capelli sciolti li terrò quando ci saranno fuori 19 gradi sotto zero. Se no muoio, e se sono morta non posso fare video. Allora, prima di tutto cosa ho comprato, che poi la metto in frigo prima che marcisca. Allora, prima di tutto c'è, per chi volesse saperlo, la campagna asiatica in corso, quindi faccio capire, però domani ci tornerò. Allora, cosa c'è da niente con la campagna asiatica? La scontata ed è la trota eritrea salmonata. Praticamente scade il 28.07 e l'ho comprata appunto perché costava 3 euro e adesso costa 2 euro. Infatti c'è il bollino qua sopra. E la trota salmonata, penso, perché è coperta totalmente, sto leggendo un cazzo. Ah, trota, ecco, c'è scritto dietro. Trota eritrea salmonata affumicata. E un po', rimane un po' salata, proprio già provata. Però è buona, quindi l'ho comprata. Ci sono 100 grammi circa. Ed è buona. E questa la metto qua in frigo. Vabbè, la metto adesso in frigo. Ok, poi ho preso una cosa essenziale. Visto che vado spesso al mare. Luce. Ho spesso il mare in piscina, ho ripreso la crema solare. Stavolta posso fare anch'io qualcosa per il cocco. Il tag del cocco. Praticamente questa qua è una crema protettiva, adesso ho preso la 20 perché sono passata dalla 50 alla 30, cioè 50 l'ho usata un giorno solo. Poi ho preso la 30, ultimamente sto usando sempre la 30, ho detto prendo la 20, tanto comunque non è che mi appiccio. Però visto che mi sta prendendo la 30, ho detto prendo la 20, ando più o meno. Sono abbastanza colorata come potete vedere. E niente, sta veramente di cocco, è una cosa fenomenale perché sta veramente di cocco, perché vedi, c'è scritto proprio di cocco resistente all'acqua, resistente all'acqua non so fino a che punto, vedremo. E l'ho preso perché appunto la mi sta finendo, se finisco la crema mi attacco a cazzo, mi attacco. E quindi ho preso questa qua, è la seconda cosa che ho il cocco, dai. Poi, oltre a questo qua, sempre linea mare, più o meno, allora, queste io praticamente viaggio con queste. Queste qua sono praticamente, le ho prese anche mia sorella, sono le sabbiette contro le punture di zanzara, perché queste non so, sono killer. Ho preso due pacchi di queste qua, vengono, ah, i prezzi più o meno, trovate l'idea 2 euro, questo qua invece costa 3,99, più o meno per le creme, perché alcuni mi sparano 7 euro, 10 euro una crema protettiva, sinceramente un po' cara. Queste qua invece vengono 1,49 euro, 9,50 euro. E queste qua sono protezione delle zanzare fino a 5 ore. E sono anche per le pelli delicate, non hanno un odore particolare. La cosa buona è che sono molto impregnate, quindi se volete anche rinfrescarvi non fanno male. E ce ne sono dentro 15. Ah, 4. Vanno molto bene. Prima di uscire, tipo, se volete passare, magari state fuori. Un'altra cosa invece che si spruzza è questa. Purtroppo è rimasta solo la versione baby, che ha un odore diverso. Stavo dicendo, allora, ho preso questo qua che in teoria di solito prendo quello col tappo rosso, c'è cioè anche con il tappo blu e col tappo verde, questo qua sarebbe per i bambini, però comunque buono, sa di mentolo, eucalipto c'è dentro, salvia, quindi in teoria dovrebbe essere più naturale, mia mamma non rompe le palle dicendo che una volta i miei spray per le zanzare puzzano, questo ha tipo la salvia, mentolo, propoli, citronella, geranio, qualche erba con l'olio. Poi appunto è per i bambini, c'è scritto solo per i bambini, c'è un bambino disegnato, quindi in teoria dovrei fare meno male, però mi piace l'odore che ha, mi piace l'odore della citronella, mi dà un senso di sicurezza così non mi mordono, però mi sono satanata quest'anno, cioè mi sono lavata l'altro giorno, fuori la doccia, e mi pungeva la caviglia, sono arrivata lì in massa, sento l'odore della carne, poi più che altro sono bruciata ancora meglio. Poi, te lasciando qua, questo qua tra l'altro costa 2,49 euro, però comunque dura tanto. La cosa buona è che spruzza praticamente, se lo posso spruzzare sono in cucina, spruzza praticamente così, tipo biramato, quindi vi spruzza tutto, posso. L'unica cosa non spruzza spruzzatelo su cose che non siano indumenti o la pelle perché appiccica tantissimo, perché comunque a base d'olio deve rimanere sulla pelle. E appunto non mettetevi al sole dopo sopra prende fuoco. Altra cosa che ho preso della linea appunto, che dicevo, quella asiatica, la vinegar, ovvero l'aceto di riso, aceto di vino di riso. L'ho preso perché normalmente questo coso qua, io lo prendo a Carrefour, costa 4 euro.
3-4 euro. Questo l'ho pagato 1,50 euro, cioè, ed è un più grossa la boccia, cioè conviene tantissimo. Non quando puzza, però lo uso tipo un cucchiaio quando faccio il riso. Comunque l'ho pagata appunto 1,50 euro. Poi ci scrive Japan Style e l'ho preso appunto con il Aizono, stessa versione. E per fare sushi con qua chicco tondo, il riso sono solo pagato 99 centesimi e ce n'è mezzo chilo, sono sì, mezzo chilo, e dopo il riso ho dato 5 euro, mi sta fissando. Poi il riso per il sushi lo userò anche per fare le poke, tipo sapete le poche, e mi piace tantissimo, cioè tutte le cose asiatiche che ho fatto con mio padre, ma ci torno domani con il mio ragazzo, così faremo magari qualche scorta, qualcosa ce la compriamo. C'è tantissima roba, penso che stavano ancora vestendo perché mancavano delle cose. Però per chi volesse, che mi interessa, magari non so quando uscirà questo video, magari cercherò di farlo uscire presto, magari lo faccio uscire lunedì. Penso che ci saranno ancora, sono campagne, penso, mensili, non settimanali. Quindi penso che ancora alcune cose ci saranno quando uscirà il video, questo spero, mi auguro, se non mi dispiace. Magari comunque farò un post, così ve lo dirò. Comunque, riso, con questo riso lo cercavo da una vita. Sono molto contenta che finalmente l'ho trovato. Ho tre tipi di riso per sushi, ma bene, 99 centesimi. E poi questo qua, l'ho preso al volo perché mi piace un sacco. So che fa freddo, non fa freddo, però io lo berrò freddo perché proprio questa cosa che vedete qua in figura, io ce l'ho. Ovviamente le coppette sono diverse, però c'è proprio questa cosa qua che vedete qua, ce l'ho. Di diverso colore, però ce l'ho. Pacchettino che può arrivo aprirlo. Viene 1,49 euro per la 1,50 euro. E il tipico tè proprio giapponese, mi piace un casino. Poi freddo, anche penso sia buono. Io lo bevo caldo, però. Cioè, è fatto così. Ha tutte le. Cioè, sono proprio fatte busine a piramide. È molto 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 buono. Non so di niente perché è chiuso. Però te vede, so, se sono 20 bussine a piramide, te vede. Che poi è di origine cinese, in teoria non è giapponese. La linea si chiama Japan Style, però è cinese. Infatti io lo prendevo tutto il carico, ma qua viene molto meno. Non devo pagarlo lì a di Dio, quindi ho preso questo qua. Che serve questo qua. Che io ho pure in fusiera, però penso che lo farò nel microonde, perché tanto farò diventare poi freddo. Quindi non penso che lo farò nella teiera, perché tanto mi pare che mi si sciolga. Poi lo bevo freddo. Praticamente cosa faccio? Faccio o nella teiera o comunque nel bollitore. Metto la bustina, la lascio raffreddare a temperatura ambiente e poi ci butto il ghiaccio. Guardate. Poi appunto 1,49 euro. Poi ho preso l'ultima cosa. Queste sono le uniche, sono le salviette. Guardate come sono spesse. Sono fatte salviette che io le spartisco, li metto anche in altri pacchetti più piccoli. Sono quelle sensitive, sono grosse così. Lungo 1,79 euro, l'altra volta erano 1,12 euro. Dopo non c'è più l'offerta, ci sono sensitive normali, solo che sensitive hanno un odore secondo me un po' più gradevole. L'unica cosa che proprio ogni volta questa parte qua è fatta un po' di merda e non si chiude tanto bene, però per il resto sono abbastanza bene, sono molto grandi, quindi la cosa mi piace. Ci sono alcuni tipi di salviette che sono piccole, quindi uso le salviette molto spesso, grazie cane, perché magari sui pullman scendo salgo perché uso la mucchina, però mi dà fastidio che rimanga quella cosa oleosa, schifosa. E poi lo uso anche per la faccia, faccio anche vedere la dimostrazione, poi mi soffio il naso. E non ti uso. Comunque no, veramente le uso anche perché se vado nei bagni pubblici, queste cose qua, magari sono in giro, caldo, vedo che c'è anche le salviette per le zanzare, però se mi squarcio una gamba, quella non è molto indicata, quindi queste qua sono ottime. Le potete anche appunto spartire in pacchettini piccoli, io tengo tipo i pacchetti piccoli di queste qua e ci metto queste qua dentro che sono più grosse, cioè mi porto magari tutto il pacchettone dietro. Di solito magari rifucillo, come si suol dire, rifucillo quello vecchio. E boh, questa è tutta la mia spesa Lidl, non so quanto ho speso perché ho preso anche delle cose con mio padre, però diciamo che più o meno allora avrei dovuto, lo so, conteggiando così, non ho idea. Allora, sono, facciamo per eccesso 2 euro, 3,50, 3,50, 3,56, 50, 8, 10, 10, 10. 12,50, 13,15, 15 massimo con la busta. Facciamo dai, non esagerare. Mi metto questo tavolo. Devi fissare. Vabbè,
Questa te l'avevo comprato comunque andate a Lidl, c'è la campagna orientale, poi cinese, giapponese, orientale, tutto. Ci sono tutte le cose, c'è anche la pasta di wasabi. C'è anche la stessa di soia in bottiglietta, quella che interessa, solo che ho preso il boccione al Carrefour, quindi non so se la compro, ce l'ho già, però quasi quasi me la riprendo. E niente, quindi andate. Ci sono anche il noodles e tante altre cose. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, vado a spruzzarmi questo qua.